Buonasera, aspettiamo qualche minuto in modo tale che le persone comincino a... Buonasera, siamo in diretta adesso e aspettiamo qualcuno che si colleghi in modo tale da iniziare la nostra lezione. Come al solito, ormai siamo arrivati alla terza lezione sulla metafisica e attendiamo che qualcuno si colleghi e iniziamo la nostra lezione. Questa sera è una lezione speciale, è uno speciale, perché parleremo nuovamente di Bruno Gröning. Bruno Gröning è il dottore dei miracoli. Voglio farvi vedere questo libro che è praticamente un saggio da me scritto su questo personaggio straordinario che ha conosciuto il Novecento e che oggi ancora, nonostante il 26 gennaio si celebri il suo ritorno a casa, è una persona che continua ad aiutare chiunque ne abbia bisogno. Per cui questa sera affronteremo nuovamente questo discorso e in particolare affronteremo il suo insegnamento e quindi l'insegnamento di Bruno Gröning e la metafisica di Bruno Gröning. Per questo motivo dobbiamo in qualche modo raccogliere i nostri pensieri e raccogliere un po' di quelli che sono i nuovi insegnamenti attuali, quelli che in qualche modo ci coinvolgono in questo momento. Sto parlando delle neuroscienze che attualmente sostengono che i destini dell'umanità siano collegati tra di loro da un'energia universale e che possono cambiare appunto i nostri destini se cambiano i nostri pensieri, i sentimenti e le emozioni, mutando in questo senso il percorso anche della nostra esistenza e dell'intera umanità. Oggi esistono i nuovi cercatori di Dio, ma la remora che frena questi nuovi cercatori di Dio è l'insufficiente risposta delle istituzioni religiose tradizionali di fronte a questo bisogno oceanico di Dio. Infatti, i dogmi, le regole trasmesse per secoli sono lontane da un'umanità che non è più quella di un tempo, che è cambiata profondamente, tanto che sorgono nuovi movimenti di coscienza e che attraversano internet, attraversano questo mondo virtuale. E questi nuovi movimenti di coscienza si riuniscono in preghiera. Questo preambolo per affrontare il discorso di Bruno Gröning è necessario perché questi incontri virtuali esercitano l'intelligenza del fare e la strategia della preghiera di massa. Proprio perché la preghiera, un tempo relegata nell'ambito religioso, è diventata lo strumento per scongiurare disastri che potrebbero generare anche dei conflitti nucleari. Quindi, sull'efficacia della preghiera, Gesù afferma che se due o più persone chiedono qualcosa nel suo nome, ogni richiesta sarà esaudita. Quindi, una preghiera collettiva contiene un'intensità maggiore e i messaggi della Vergine Maria ribadiscono di utilizzare principalmente la preghiera per sconfiggere la drammatica eventualità di una terza guerra mondiale. E infine anche la fisica dei quanti ammette che la forza interiore di ogni essere umano indirizzata verso delle scelte consapevoli, e che sia guidata da una mente superiore è fondamentale. Tant'è vero che anche Einstein dichiarava apertamente che chiunque avesse approfondito
seriamente la ricerca scientifica, si sarebbe poi convinto che nelle leggi dell'universo vi è uno spirito altamente superiore a quello dell'uomo. Questa era una tesi anche condivisa da Max Planck, il quale sosteneva che una sola forza fa vibrare le particelle di un atomo e dietro la quale si cela una mente conscia e intelligente che tiene insieme il sistema solare e che è la matrice di tutta la materia. Su queste basi, pregando con la stessa mente e lo stesso cuore, potremmo infatti guarire i mali che assillano il nostro pianeta e riunendoci in preghiera potremmo sconfiggere il male che si presenta nella mente dell'uomo. Quindi potremmo addirittura cambiare il corso della nostra storia umana, perché questo è un potere che ci ha conferito Dio, che è proprio quello che cambierà le sorti dell'umanità. E l'unico modo per realizzare un sogno è quello di svegliarsi e renderlo possibile, guardando il mondo con degli occhi nuovi. Questa è una premessa che spiega comunque la causa delle guarigioni miracolose, perché quando si parla di metafisica si va oltre la fisica e si affronta un argomento che è abbastanza difficile per la mente logica, no? Quindi la guarigione miracolosa alimenta nuovi punti di indagine. Per esempio, un numero sempre maggiore di persone che non trovano giovamento nella medicina tradizionale cercano delle strade nuove per recuperare la salute e molti si orientano verso sistemi naturali, altri invece provano la guarigione per via spirituale, che è un campo molto inviso dalla medicina ufficiale, che invece ultimamente trova più riscontro rispetto al passato, no? Quindi in questo mare magnum di argomento tra ciarlatani e profeti esistono una serie di personaggi che invece offrono una visione altra del loro operato, che non sono statisticamente catalogabili perché non appartengono alla Chiesa Cattolica e neppure alla scienza moderna. Non sono santi né scienziati, ma sono degli esseri speciali che usano la vita a beneficio degli altri e nella luce e nella verità dei figli di Dio attuano guarigioni spiegabili all'intelletto umano, affermando di essere soltanto degli umili strumenti del Creatore che sono arrivati sulla Terra per aiutare gli uomini a ricordare ciò che hanno dimenticato. È in questa sfera, infatti, che l'osservazione si restringe e stimola delle nuove esplorazioni che toccano appunto il filone della corrente metafisica, un insegnamento che parte proprio da Gesù Cristo, il più grande metafisico della storia umana e dell'universo. Ma senza ripercorrere teoremi che già abbiamo ampiamente discusso, anche nelle lezioni precedenti, la figura che ha sollecitato la mia curiosità scientifica è stata senz'altro quella di Bruno Gröning, un uomo che è divenuto un fenomeno mondiale negli anni 50 del secolo scorso, quindi nel 1950, e che è stato definito dalla stampa internazionale del periodo post-bellico il dottore dei miracoli. Bruno Gröning è un vero mistero che ha suscitato giudizi tra i più contrastanti della storia contemporanea, un universo sconosciuto a molti e un argomento inedito che vale la pena di affrontare. Infatti, le persone guarite vedevano in Gröning l'inviato da Dio, mentre i suoi avversari, tra i quali c'erano medici, giornalisti, respingevano con incomprensibile malignità sia l'uomo che il suo operato, utilizzando anche degli argomenti aggressivi che non conducevano alla verità. Un po' quello che accade anche oggi quando si va contro la medicina, diciamo,
diciamo, dogmatica, standardizzata, attuale, no? Infatti, quando si trattava di Bruno Gröning non contava più la verità, ma l'effetto che produceva sull'opinione pubblica. Quindi lui comunque è stato un uomo che in seguito alla sua morte, e che tra l'altro il suo anniversario ricorre il 26 di gennaio, quindi tra pochi giorni, è diventato più celebre di quanto lo sia stato in vita. E il suo unico scopo consisteva nel ricondurre l'umanità a Dio e realizzare un regno di pace sulla terra. Quindi è proprio questo è stato lo scoglio che ha dovuto affrontare Bruno Gröning. Però ripercorriamo un attimo le tappe della sua vita, no? Bruno Gröning appare pubblicamente nel 1949, a distanza appunto di 4 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, come un grande sole che si contrappone a questa grande oscurità, di questo grande male, no? Le guarigioni miracolose che lo hanno preceduto hanno destato stupore e incredulità tra la popolazione tedesca di quell'epoca, e molto presto la sua fama si estende in ogni territorio di quella che è stata la temuta Germania nazista, un paese che era ormai in quell'epoca devastato dai conflitti bellici e odiato soprattutto, e diviso in due zone, est e ovest, con un alto debito e intere città da ricostruire. È proprio questo il contesto in cui questo popolo si trascinava, decimato dalla fame e dalle malattie, e accompagnato soltanto dalla disperazione e dall'assoluta povertà. E furono proprio i poveri tra i poveri quelli che non avevano più alcun sostentamento ad accorrere a migliaia quando seppero che esisteva un uomo, un guaritore spirituale, che poteva aiutarli. E lui, Bruno Gröning, con grande umiltà si è messo a disposizione di ognuno senza mai pretendere nulla. E in questo scenario particolare ha iniziato la sua incessante opera a servizio di una folla bisognosa, che da protagonista diviene testimone di molteplici guarigioni che furono poi pubblicate su numerose testate giornalistiche dell'epoca. E la sua prima clamorosa guarigione pubblica che si verifica attraverso di lui, avviene a Erfurt, nella Westfalia, nel 1948. E a seguito di un suo incontro con un bambino di 9 anni, Dieter, che era affetto da distrofia muscolare e che era stato dichiarato inguaribile dai medici, e quindi fu proprio il padre di questo bimbo a cercare Bruno Gröning, sull'eco proprio dei prodigi di cui aveva sentito parlare. E quando invitò nella sua casa il misterioso dottore dei miracoli, stupito vide suo figlio, che era immobile nel letto da mesi, alzarsi e camminare fino a saltellare per le scale. Insomma, dopo questa straordinaria esperienza, per gratitudine, questi signori ospitarono Bruno Gröning nella loro casa. E quindi davanti a questa abitazione si formarono migliaia di persone che avevano bisogno di lui. Però Bruno Gröning è stato un grande mistero. Chi era Bruno Gröning? Era un profeta o era un ciarlatano? Infatti, in quegli anni fece grande scalpore, e nessun evento è stato paragonabile alle reazioni controverse che ha provocato. Infatti, alcuni lo definivano un ciarlatano, perché erano incapaci di credere alle sue azioni, e altri invece lo ritenevano l'ultima speranza, dopo aver provato ogni cura medica. E infatti, per molti medici, lui rappresentava un pericolo, perché metteva a repentaglio l'immagine che si erano costruita in anni di professione e di ricerca scientifica. Ma per
per quelli che lo avevano avvicinato e sperimentato la potenza del suo essere, e Groening era soltanto una persona che conosceva bene le leggi spirituali e di conseguenza viveva immerso in una profonda spiritualità. Bruno Gröning non era un uomo di cultura, non aveva letto libri e aveva soltanto un grande intuito fondato sull'ispirazione divina. Proprio per questo motivo è stato perseguitato, perché portava la guarigione gratuita a migliaia di persone definite inguaribili dal sistema sanitario ufficiale, no? E quindi esercitava un potere che, secondo appunto questo sistema sanitario ufficiale, era un potere che non doveva esercitare, perché soltanto questo sistema sanitario ufficiale poteva abusare dell'ignoranza e della sofferenza della popolazione. Cioè, quello che accadeva prima accade anche oggi in qualche modo, no? Quindi, ritornando però all'insegnamento di Bruno Gröning, lui sosteneva di aver ricevuto il suo insegnamento da Dio e che per missione lo avrebbe divulgato affinché ogni essere umano potesse giovare della forza divina, e in particolar modo proprio quando il suo corpo non fosse più stato su questa terra. E infatti le guarigioni che avvenivano tramite lui e ne sono indubbiamente la dimostrazione, perché sono collegate alla fede e a un ordine interiore che viene acquisito dalle persone guarite. E ancora oggi lui è presente nella vita di chiunque lo richiami. Ora, quello che dobbiamo dire è che lui non si riteneva un guaritore, bensì un trasmettitore delle supreme leggi della vita e che era venuto al mondo per ricondurre ogni essere umano a Dio, che è il medico più grande, e la volontà degli uomini di rivolgersi al bene, ritornando a Dio, rappresentava proprio il fattore fondamentale per la guarigione. I suoi discorsi sulla fede erano semplici e molto schietti come la sua natura, e erano costituiti da poche frasi attraverso le quali riusciva a spiegare i rapporti spirituali che intercorrono tra la salute e la malattia. E riusciva a trasmettere queste parole con una tale forza che i presenti si convincevano e ne avvertivano l'onestà, l'autenticità, perché scaturivano dalla sua esperienza personale. E infatti egli descriveva quanto le energie spirituali possano influenzare gli uomini e a quali invisibili forze appartengano soprattutto principalmente i pensieri. E quindi era necessario mutare l'approccio con il quale si affrontava la vita quotidiana, iniziando proprio dalla gestione dei pensieri. Questo è il nucleo centrale dell'insegnamento di Bruno Gröning, la gestione del pensiero. Infatti, nella sua teoria, spiegava che l'essere umano, trovandosi in un campo magnetico conteso tra due fonti energetiche, una negativa e distruttiva e l'altra positiva e costruttiva, poteva scegliere e decidere la qualità della propria esistenza. Egli sottolineava che i pensieri negativi spingono l'uomo ad attingere al proprio fattore negativo e lo depauperano delle forze, conducendolo verso la malattia, mentre i pensieri positivi rivolti al bene di ogni cosa, al contrario, lo indirizzavano verso la sorgente cristallina che sana e guarisce. Bruno affermava che Dio è colui che trasmette e l'uomo è colui che riceve la forza guaritrice, e il potere di questa forza è molto più grande di quanto si possa immaginare. Infatti spiegava che l'uomo possiede le stesse caratteristiche di una batteria che, consumando l'energia, si esaurisce,
E così come una batteria scarica smette di funzionare, nello stesso modo un corpo stanco ed esausto non assolve più ai suoi compiti, entrando in un circuito di nervosismo, stanchezza e paure che sfociano appunto nella malattia, e questo non lo possiamo constatare perché è vero. Però insegnava anche Bruno come ognuno potesse rientrare in possesso di fresche energie attraverso il profondo desiderio di riacquistare la salute e con la netta convinzione che il bene è più forte del male. E sosteneva che l'uomo è avvolto da onde benefiche e l'unica azione che deve compiere è quella di predisporsi alla ricezione e di assorbirne le vibrazioni, tanto che ogni malattia può essere guarita, però non tutti gli uomini, perché non tutti gli uomini vogliono guarire in realtà. Razionalmente cercano la guarigione, ma poi inconsciamente preferiscono crogiolarsi nella malattia. Questo concetto è stato valorato anche dalle dichiarazioni di migliaia di guarigioni che sono state attestate dai medici che hanno studiato e ancora oggi studiano questo fenomeno e i casi legati anche al fenomeno Bruno Gröning, che ha sempre ribadito però di non essere lui a guarire, ma Dio. E quindi il cammino che conduce a Dio è l'inizio della guarigione. Quindi il suo insegnamento, il suo operare, questo era quello che lui dichiarava, servono unicamente a ricondurre tutti gli uomini della terra sul giusto cammino, sul cammino di Dio. Quindi la sua funzione era quella di aprire agli esseri umani orizzonti nuovi e far comprendere loro l'immenso potere di Dio e farne tesoro al fine di riacquistare la fede e la salute. Questo in fondo era il centro dei suoi discorsi. E lui appunto aggiungeva che non diceva niente di nuovo e che ci ricordava soltanto quello che noi avevamo dimenticato e che è soltanto Dio che guarisce e fa miracoli. E in virtù di questo molte persone sono tornate sulla via del bene e hanno rafforzato la propria fede tramite queste semplici parole. Ogni tanto mi fermo perché voglio vedere anche se c'è qualcuno che vuole interagire. Un altro fattore per cui non poteva essere definito un guaritore consisteva nel non chiedere agli interessati di quale malattia soffrissero, anzi, egli si rifiutava di ascoltare discorsi collegati al male e il suo intervento si basava pertanto su dialoghi fondati sulla fede e durante i quali invitava ognuno a compiere la grande scelta della via del bene. Non prometteva guarigioni, ma straordinariamente le persone, gli animali anche, le piante guarivano. Questa è una cosa straordinaria di Bruno Gröning. Poi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, ovviamente io sono qui proprio per ascoltarvi e dialogare con voi, perché questo deve essere un dialogo, non deve essere una disquisizione filosofica, ecco. Noi sappiamo perfettamente che queste lezioni devono condurci ad una consapevolezza maggiore e quindi raggiungere insieme un nuovo modo di pensare e di vedere la vita, quindi essere insieme anche in un cammino che ci conduce sempre verso la luce, ovviamente, no? E verso qualcosa di diverso da quello che appunto stiamo attraversando in questo momento. Per cui conoscere Bruno Gröning significa anche avere una possibilità in più di
per affrontare la vita e questi tempi così difficili che ci stanno avvolgendo. Bruno Gröning fin dall'infanzia ha presentato quei segni che sono tipici di una persona straordinaria e infatti molti suoi compagni si prendevano gioco di lui proprio perché aveva un comportamento diverso. Ha vissuto la sua infanzia in solitudine, senza affetti, con l'unica compagnia di animali del bosco, che li sentiva molto più vicini degli esseri umani. Per cui, insomma, fin da piccolo, lui presentava quelle caratteristiche che sicuramente non sono comuni e si è messo fin dall'inizio a servizio degli esseri umani. Per cui la sua storia è una storia che potrete anche leggere se volete. E in questo mio libro Bruno Gröning, il dottore dei miracoli, è stato tradotto anche in molte lingue e ha reso merito a un personaggio, ad una persona, Bruno Gröning, che non era molto conosciuto dopo questo saggio da me scritto, è stato praticamente conosciuto da tantissime persone e attraverso anche questa lettura. Molte di queste persone hanno trovato un aiuto, ecco. Una caratteristica che aveva Bruno Gröning era un grande collo. Questo grande collo che era pieno di Spirito Santo, praticamente veniva effuso su tutte le persone che avevano bisogno di essere guarite da lui. E ancora oggi, chiunque lo richiami, avrà sicuramente e farà sicuramente un'esperienza. Bruno Gröning ha avuto sempre l'impulso di aiutare il prossimo e infatti proprio per questo motivo è stato conosciuto non soltanto in Germania ma anche nel mondo, perché poi di lui se n'è occupato la stampa di tutto il mondo. Tuttavia nessuno riusciva a comprendere chi fosse realmente Bruno Gröning, perché non era uno psicoterapeuta, perché in Germania, come in altri paesi, questo studio viene associato ai corsi di medicina e psicologia. Non era un medico, eppure guariva centinaia di persone. Era però un essere dotato di un dono naturale ed era connesso alla straordinaria capacità di immedesimarsi nel dolore degli altri. Quindi la sua natura ottimistica e la fede indomita lo rendevano capace di operare con una forza molto più alta della medicina o della psicoterapia, riuscendo appunto a debellare malattie definite inguaribili per la scienza medica. Tant'è vero che gli fu vietato di operare a causa dell'affluenza di massa di questi bisognosi che si presentavano a lui invece di recarsi dai medici o dagli psicoterapeuti. Quindi l'arroganza e l'invidia furono le principali cause che mirarono alla sua distruzione, ma che in fondo riuscirono soltanto ad accrescerne la fama. In tutta la sua vita, Bruno Gröning, per svolgere la sua missione, ha dovuto combattere con tutti, si è dovuto difendere con la polizia, da giornalisti asserviti al potere, dai tribunali, da medici, da naturopati. Insomma, ognuno di questi intendeva esaminarlo come se fosse una cavia da laboratorio per scoprire questo segreto e per potersene appropriare, questo segreto che lui portava in dono, ecco. Volevano, insomma, comprendere come si compie un miracolo, volevano entrare nella mente di Dio. Ma Gesù forse poteva spiegare come riusciva a compiere i suoi miracoli. E nei Vangeli Gesù afferma che i figli di Dio avrebbero compiuto miracoli superiori ai suoi e insegnò ai suoi discepoli a pregare intimamente affinché lo Spirito Santo manifestasse esteriormente la potenza di Dio.
che sono parole poi richiamate e sostenute nel Concilio Vaticano I risalente al 1870 e sono parole attuali e vive ancora oggi. Quindi tra l'altro Bruno Gröning durante il corso della sua vita ha attirato anche molte persone con intenzioni poco edificanti, che vedevano in lui una macchina per fare dei soldi e quando i loro scopi non venivano soddisfatti tentavano di farsi risarcire attraverso lunghe cause. Tant'è vero che a volte possono sorgere dei dubbi, degli interrogativi, no? Perché? Un uomo che sapeva leggere appunto nei cuori della gente e si faceva anche affiancare molto spesso da individui così spregevoli, perché non evitava gli affaristi e non riusciva ad allontanare la stampa corrotta? Bruno Gröning però doveva svolgere la sua missione, perché come tutte queste persone straordinarie, che poi in qualche modo si identificano in Cristo e non si difendevano, avrebbero potuto sovvertire e soverchiare in un attimo tutte le esperienze negative che dovevano affrontare, però non lo facevano e quindi durante il resto dei suoi giorni Bruno Gröning ha dovuto affrontare i suoi acerrimi nemici che, sostenuti da una stampa corrotta, divulgarono anche su di lui delle notizie false per screditarne l'immagine pubblica. E in questo clima così appunto intimidatorio si è manifestata anche una incriminazione a Bruno Gröning, che fu trascinato tra l'altro anche in un maxi processo. E proprio da questi suoi avversari invidiosi, no? Insomma, la storia si ripete in queste anime eccelse e quindi che vengono comunque invise e perseguitate da esseri spregevoli. Quindi, dopo questa vita così travagliata, così sofferta, di Bruno Gröning, muore il 26 gennaio, cioè non muore perché secondo lui la morte non esiste e quindi lo sappiamo che la morte non esiste e quindi completa, diciamo, questo suo percorso di vita lasciando questo insegnamento straordinario nel quale lui dice: datemi le vostre malattie, le vostre preoccupazioni, non ne venite a capo da soli perché io le porto per voi. Però me le dovete dare voi volontariamente, perché io non ve le posso rubare. Quindi tutte le preoccupazioni che un essere umano può avere, sicuramente può consegnarle a Bruno Gröning. Però, tornando, diciamo, a questo suo insegnamento, possiamo comprendere che la mente è uno strumento poderoso e che ogni essere umano costruisce la propria realtà in base ai pensieri che formula, no? Alle parole che esprime e alle azioni che compie. Questi sono dei potentissimi mezzi che possono condurci verso un'esistenza soddisfacente oppure al contrario verso la malattia. Tuttavia, la malattia potrebbe anche diventare un veicolo per migliorarci spiritualmente e spingerci a intraprendere un cammino di crescita che dipende appunto dall'apertura della nostra mente a riprogrammare la vita che ci appartiene, proprio come la desideriamo. Però dobbiamo anche capire, secondo l'insegnamento di Bruno Gröning, come si apre la mente. Quindi, partendo dal presupposto che una mente aperta include la volontà di prendere in considerazione anche delle nuove idee, dobbiamo anche cercare di capire quanto siamo disposti al cambiamento
E quanto potrebbe mutare la nostra esistenza se fossimo in grado di debellare le malattie e avessimo il potere di scegliere di vivere in un mondo pacifico? Oppure se potessimo decidere di avere una vita lunga da trascorrere in completa salute insieme ai nostri cari? Questi sono degli interrogativi che ci inducono a profonde riflessioni. Perché per millenni ci è stato inculcato che l'essere umano non ha alcuna influenza sul proprio corpo, perché siamo stati programmati e indirizzati verso i nostri limiti e non verso il potenziale di cui siamo dotati. Infatti, un assetto di schiaccianti convinzioni ci ha fatto sentire minuscoli di fronte alle molteplici difficoltà che si pongono sul nostro percorso. Una specie di miscela organica invisibile di cui nessuno potrebbe accorgersi all'interno di una società così come la nostra, sintetica e priva di valori umani. Quindi, come possiamo noi affrontare la vita secondo l'insegnamento di Bruno Gröning? Bruno Gröning che cosa diceva? Diceva quello che le recenti scoperte scientifiche prendono adesso in considerazione. E quindi che la scienza necessita di una mente aperta e iniziano anche a prospettare per l'uomo un mondo diverso, avendo individuato nel cromosoma dell'essere umano una particella di divinità, che è il bosone di Higgs, no? Che appartiene all'universo intelligente o inteso proprio come Dio o energia cosmica. Quindi, come possiamo noi affrontare la vita secondo l'insegnamento di Bruno Gröning? Bruno vedeva nel corpo umano uno strumento per operare nel mondo materiale e affermava che gli esseri umani sono esseri spirituali con un'anima legata al corpo fisico per attraversare l'esperienza terrena. E la relazione esistente tra salute e malattia ha profonde radici spirituali collegate appunto a una coscienza superiore. Questa conoscenza, che è una conoscenza primordiale della quale l'umanità non rammenta il codice d'accesso, secondo quello che diceva Bruno Gröning, apparteneva a tutto il genere umano. E infatti lui svelava il segreto per riconnettersi con Dio, che è una fonte di vita, al fine di assorbirne questa potente forza guaritrice e creatrice. E il suo scopo, lo scopo del suo insegnamento, consisteva appunto nel trasformare un uomo ammalato in una persona felice, libera da preoccupazioni fisiche e spirituali e soprattutto libera dai limiti. E infatti il primo compito del suo insegnamento consisteva nell'aiutare i cercatori di guarigione ad accedere consapevolmente alla forza di Dio che penetra, avvolge e permea ogni cosa. Bruno definiva questa energia vitale Heilstrom e per riceverne i benefici era necessario applicare alcuni accorgimenti. Per spiegare la natura dello Heilstrom, egli usava questa immagine, paragonava Dio a una centrale elettrica e l'uomo a una lampadina. Quando la corrente scorre fluida, la lampadina si accende, ma un piccolo impedimento può ostruire il canale attraverso il quale accede l'energia e può interromperne la connessione. E la stessa cosa vale per l'uomo. Egli può ricevere la corrente guaritrice e ristabilire la connessione con Dio attraverso l'ordine divino, il quale, alimentando la forza divina, raggiunge ogni parte del corpo colpita dal male e accogliendo a mani aperte, quindi mettendosi in un atteggiamento con le
elimina ciò che non permette di fluire. Quindi tutti quei pensieri di malattia, mancanza di fiducia, oppure parole e azioni che non siano volte al proprio e all'altrui bene e impediscono all'ordine di ristabilirsi. Mentre un pensiero retto agevola, diciamo, questa confessione e questa connessione con Dio. Quindi il termine di paragone con le onde radio, perché noi siamo delle antenne, semplifica l'assunzione di questo concetto e chiunque riabbracci la fede in qualche modo potrà verificare di essersi già sintonizzato con l'emittente Groening, il quale non è altro che un ripetitore di forze divine. Ecco, quindi seduti con le mani aperte sulle gambe e la mente libera da pensieri spiacevoli, agevola questa connessione. Questo atteggiamento si chiama Einstellen, quindi è un atteggiamento che agevola l'assunzione di questa forza energetica potente ed è sembra semplicissimo questo atteggiamento. In realtà sintonizzarsi non è facilissimo, ecco, nel senso che dobbiamo sgombrare la mente dai pensieri spiacevoli, non dobbiamo accavallare le gambe perché questo può ostruire, diciamo, questa ricezione. E quindi non dobbiamo più rivolgere questi pensieri alla malattia o alle preoccupazioni perché questo ne blocca l'assorbimento. Quindi rivolgere dei pensieri a qualcosa di positivo agevola inizialmente questa connessione. Quindi dovremo, secondo l'insegnamento di Bruno, focalizzare l'attenzione sulle nostre percezioni fisiche. E una volta entrati in uno stato di calma si possono esprimere richieste e preghiere per qualsiasi necessità, per poi lasciare andare tutte le nostre esigenze accedendo a uno stato di quiete. Quindi nel momento in cui l'energia guaritrice inizia a fluire e raggiunge gli organi ammalati e inizia un processo di purificazione durante il quale possono sopraggiungere anche dei dolori fisici, che sono dei segni evidenti che questa forza, questo Alstrom, sta agendo in profondità. E questa tale fase di pulizia viene definita appunto da Bruno Gröninger Regelungen, che rappresenta appunto l'inizio della guarigione. Quindi questo in pratica, in poche parole, è l'insegnamento di Bruno Gröninger. Questi ostacoli naturalmente che si interpongono tra noi e questa connessione sono quelli che non permettono di ricevere la forza divina, perché se stagnano nel corpo non possono poi venire assimilati tutti quei doni che Dio attraverso l'Einstellen ci offre. Quindi se a questo punto vedo che ci sono tante persone collegate, questo mi fa piacere. Ancora, eppure il volume è a tutto volume, ecco. Allora, qui ci sono alcune persone che scrivono, concordo Mara con il fatto che Bruno Gröning sia per noi una grande opportunità. Personalmente lo sento accanto da quando l'ho conosciuto attraverso il tuo libro. Grazie per questo di vero cuore, non riesco però a essere parte di nessun gruppo precostituito e preferisco vivere la mia fiducia, il mio rapporto con lui nell'intimità del mio cuore. Puoi darmi un tuo parere su questo? Allora, siccome Bruno Gröning è venuto per tutti e quindi si sono formati intorno alla sua figura tanti gruppi di preghiera, circoli di Bruno Gröning, altri gruppi in Germania, in Italia, circoli indipendenti,
E poi c'è tanta gente che invece preferisce, appunto, come te, Stella, vivere questa esperienza da sola, quindi nella tua intimità. E questa è una cosa molto importante. Puoi tranquillamente viverti questa esperienza da sola e puoi anche confrontarti con altre persone che invece possono in qualche modo anche insieme a te creare una connessione in modo tale da rafforzare anche questo rapporto che puoi avere con Bruno Gröning. Quindi è una scelta molto personale che tu puoi fare tranquillamente senza la necessità impellente di appartenere a qualsiasi gruppo, ecco, anche se il confronto anche con altre persone può aiutarti ancora di più. Poi mi dice invece Raffaella Gallo, un autore non solo straordinario, ma attuale. Quindi il suo libro è terapeutico, questo è molto importante, ma non è il libro terapeutico, è la figura di Bruno Gröning terapeutica, nel senso che anche attraverso, diciamo, una lettura lui riesce ad aiutare chiunque. Quindi non c'è bisogno poi alla fine ci sono varie scelte. Ci sono varie scelte, nel senso che chiunque può scegliere quello che ritiene più opportuno per la propria esistenza. Sicuramente questo è un libro guida, un libro che guida e che dà delle spiegazioni anche scientifiche su quello che Bruno Gröning intendeva tra scienza e spiritualità, per cui è un libro che è scientifico, ma nello stesso tempo è anche spirituale. E poi c'è Gigliola che mi dice la fede fa miracoli. Sì, certo, la fede fa miracoli. E la fede serve a noi continuamente, quotidianamente. È uno strumento che ogni giorno dobbiamo ricostruire, nel senso che ogni giorno dobbiamo scegliere di avere fede. Abbiamo due strade che ogni giorno possiamo percorrere, quella di credere che ci sia qualcosa di molto più grande di noi oppure di scegliere un'altra strada e di ascoltare quello che il mondo ci propina quotidianamente, ecco. Enrico Ballantini mi dice: Mara riesce ad alzare il volume. Io purtroppo più di così questo volume non riesco ad alzarlo. E posso alzare la voce. Gigliola invece mi dice: credo che si debba essere puri di cuore per fare questo. Allora, la purezza del cuore, io penso che sì, noi nasciamo dei puri, quasi tutti, suppongo, puri di cuore fin da bambini. Poi il cuore magari si può inclinare. Però è chiaro che noi dobbiamo fare una pulizia quotidiana, insomma, così come puliamo un po' tutte le nostre, facciamo le nostre faccende, puliamo la casa o mettiamo in ordine i cassetti, così dovremmo anche in qualche modo pulire il nostro cuore e tendere, diciamo, a questa purezza del cuore, ecco, quotidiana. Mi spiace che questo volume più di così non riesco ad alzare. Non ci riesco ad alzare il volume più di così. Enrico, grazie, dice che brava che sei, Mara. Ma io non faccio altro che essere un trasmettitore di quelle che sono le cose che io ho acquisito attraverso anche la mia esperienza personale e quindi che quotidianamente affronto. Cioè, sicuramente la conoscenza con Bruno Gröning è stata una conoscenza straordinaria. Questa mia ricerca scientifica mi ha portato a essere anche una persona migliore, perché l'incontro con Bruno Gröning
È stato sicuramente un incontro fortunato. Era sulla mia strada, potevo accettare di affrontare questa ricerca, potevo anche distogliere invece la mia ricerca e affrontare diciamo un campo diverso, però questo legame con Bruno Gröning evidentemente era già stato formato in tempi diversi, diciamo, da quelli attuali, per cui è diventato un amico quotidiano al quale anche io spesso mi rivolgo per qualsiasi esigenza e necessità, ecco. E Mariella invece mi dice tutte le persone come Bruno che mettevano generosamente e umilmente i doni speciali ricevuti da Dio a servizio del prossimo, grazie ad un rapporto diretto e intimo con il tutto, venivano osteggiate, quasi perseguitate dai promulgatori del male. E sì, è vero, Mariella, hai ragione, perché in realtà queste persone straordinarie hanno tutte fatto una brutta fine, ma anche oggi. Le persone che in qualche modo tendono a portare la luce sono osteggiate, sono perseguitate. Anche i tempi che stiamo vivendo adesso lo possono dire, no? Lo possono raccontare, perché sappiamo perfettamente che siamo in una fase di grande trasformazione. E quindi questa trasformazione implica anche la pulizia. E quindi stiamo facendo una grande pulizia attraverso la nostra vita e attraverso anche le figure come Bruno Gröning, che ci aiutano a superare e ad attraversare questo ponte straordinario che ci riconduce al punto di partenza, ossia alla fonte e alla sorgente. Poi Mariella dice ancora: Bruno era sicuramente un'anima speciale e molto evoluta, con grande sensitività e amore verso il prossimo, un discepolo di Dio. Ma certo, queste persone sono tutte discepoli di Dio, ma lo siamo anche noi, soltanto che noi l'abbiamo dimenticato. E quindi ci sono però appunto persone come Bruno Gröning che ce lo ricordano, che ci ricordano la nostra straordinarietà, perché noi siamo e apparteniamo a Dio e siamo una particella di Dio. Questa particella noi la stiamo risvegliando, dobbiamo credere, non che dobbiamo credere, noi siamo figli di Dio e quindi abbiamo il suo DNA, lo abbiamo nel nostro DNA. Quindi questo ce lo dobbiamo ricordare. C'è anche una mia amica carissima che è Laura Mazzei, che come al solito mi dice sempre delle cose belle, ma perché è una mia carissima amica anche, no? Quindi la conoscenza di Bruno Gröning è sicuramente una conoscenza che farà bene a molti, a tanta gente, a chiunque interagisce con i suoi occhi. Sicuramente avrà del bene, perché è così che funziona. Guardate, io ve lo dico anche come esperienza personale, perché quando Bruno Gröning è entrato nella mia vita, però verso questa ricerca, ho avuto modo di fare delle esperienze incredibili e inizialmente io non è che affrontavo una ricerca scientifica come tante altre che avevo affrontato in passato, però devo dire la verità, quello che è accaduto poi nella mia vita durante gli anni che ho affrontato nella conoscenza con Bruno Gröning sono stati anni diversi, che hanno cambiato completamente anche la mia vita, anche il mio modo di vedere le cose, nonostante io fossi una persona di mente aperta. C'è un proverbio spagnolo che dice la mente è come un paracadute, se non si apre non serve a nulla. Quindi
sicuramente aprire la nostra mente è importante e dobbiamo trovare tutti i mezzi per aprire la nostra mente, perché questo ci dà la possibilità di conoscere, e più noi conosciamo, e più noi scopriamo la verità, quella verità che molti non vedono e che noi invece stiamo vedendo, e ci è dovuta proprio grazie alla conoscenza e alla ricerca che quotidianamente noi facciamo. Raffaella mi dice: Mara, trasmetti molto bene le tue conoscenze, ci ha fatto appassionare un personaggio così evoluto, ma purtroppo poco conosciuto. In effetti, Bruno Gröning è stato principalmente conosciuto in Germania, ovviamente, perché è la sua patria, e poi si sono creati dei gruppi qui in Italia, però di questo mio saggio, questo saggio al quale io sono molto affezionata, devo dire la verità, è stato conosciuto da tantissime persone. E proprio attraverso questa lettura e questa conoscenza è riuscito, perché Bruno Gröning usa tutte le strategie per arrivare alle persone. Quindi noi siamo sempre tutti degli strumenti, no? E la conoscenza va divulgata, va diffusa, non bisogna tenere le cose per noi stessi, perché noi abbiamo un potere che è il potere di Dio, e quindi il potere di Dio va trasmesso. E come diceva Gesù, chi ha orecchie per udire, oda. È così. Quindi noi dobbiamo in qualche modo aprire gli orizzonti, guardare un metro oltre l'orizzonte, e dobbiamo superare quelle barriere che ci dividono dal rapporto con noi stessi, perché l'oscurità ci allontana da noi stessi, e questo è il punto. E anche se leggiamo e cerchiamo in qualche modo di comprendere di più, se noi abbiamo un ostacolo interiore che ci divide, diciamo, da noi stessi, da questo cuore puro, no? Come diceva la nostra amica poco fa, non riusciamo ad assorbirla, questa energia che comunque viene emessa continuamente. Noi dobbiamo soltanto sintonizzarci su questa frequenza, ecco. Io spero che si senta, mi sono avvicinata sempre di più a questo altoparlante, ma sta al 100%. E spero appunto che sto leggendo, eh? Mariella dice: mi viene in mente l'esempio biblico di Giobbe, che nonostante tutti i dolori e le vicissitudini è rimasto sempre fedele a Dio davanti alle prove. Quindi credo che chi nutre una fede salda, ferrea, profonda, non la perda mai, neppure di fronte alle prove più dure che la vita ci presenta. Ma guarda, Mariella, la pazienza sicuramente è la virtù dei forti, quindi l'esempio di Giobbe è sicuramente emblematico. E avere una fede che noi dobbiamo alimentare, però, noi dobbiamo alimentare questa fede. Perché se noi avessimo quella capacità di comprensione che aveva Bruno Gröning, che aveva Gesù, Gesù e Dio erano la stessa cosa, perché lui sapeva di essere un Dio incarnato. Allora, siccome noi invece non pensiamo di avere questa particella di Dio dentro di noi,
Abbiamo bisogno di credere, di rafforzare la fede quotidianamente e quindi anche davanti alle prove più dure che la vita ci presenta. Beh, in questo momento stiamo affrontando delle prove abbastanza dure, però mi sembra che ce la stiamo facendo, no? Altrimenti non saremmo qui questa sera. Potremmo fare altro. E invece mi sembra che ci sono tante persone che questa sera sono qui e che in qualche modo stanno rafforzando la loro fede attraverso anche questa conoscenza nuova. Ci sono altre domande perché vorrei anche continuare questa lezione, che non è una lezione, voi lo sapete che per me voi siete degli amici, tant'è vero che il fatto di essere insieme significa che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana. Ecco questa parola, no? Questa parola che è famiglia, che cos'è la famiglia? Noi non siamo un gruppo, noi siamo una famiglia, no? Quindi quello che ci contraddistingue magari è apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana e spirituale. E quindi, come dice Mariella, oggi la storia continua. Certo, la storia continua così come continua la storia di Bruno Gröning. E se poi vorrete ancora sentire parlare di Bruno Gröning attraverso queste lezioni, magari voi lo comunicate e affronteremo di nuovo questo argomento, che è un argomento che non ha confini, perché il nostro tempo a disposizione per queste lezioni è quello di un'ora. Però se volete anche in seguito affrontare nuovamente questo discorso, lo affronteremo. E questo sarà importante per tutti. Ecco, quindi cos'altro posso aggiungere a questo nostro incontro? Posso aggiungere altre cose? Se volete farmi delle domande, io vi rispondo. Mi sembra che abbiate anche compreso un po' chi è Bruno Gröning. Molti di voi hanno anche letto questo mio saggio, per cui sapete già di che cosa sto parlando, no? E in virtù di questo c'è un nuovo commento. E Mariella appunto dice: certo, dipende da noi alimentare la fede, amando Dio sopra ogni cosa. Io ne parlo anche per esperienza personale. Ho avuto tanti lutti e difficoltà nella vita sin da giovane, ma amo Dio sopra ogni cosa. La mia fede si è rafforzata sicuramente grazie al supporto e sostegno divino. E questa è una cosa fondamentale. Pensa, Mariella, che Bruno Gröning, perché lui ha vissuto naturalmente una vita umana, anche se era una persona, un essere straordinario, ossia al di fuori dell'ordinarietà. Bruno Gröning ha perso due figli perché, che ha avuto dal suo primo matrimonio e questi due figli avevano le stesse capacità che aveva lui, pensa un po'. E siccome aveva una moglie all'epoca che non credeva, era una donna molto terrena, stranamente, e quindi ha impedito con tutte le sue forze di interagire con questi figli e li ha condotti in ospedale e lì sono morti. Quindi
Quindi Bruno Gröning anche lui ha dovuto affrontare dei lutti dolorosi, molto dolorosi, eppure è sopravvissuto a quello, proprio perché questa sua unificazione con Dio gli ha dato la forza e la possibilità di superare quello che il dolore umano in qualche modo era entrato nella sua vita. Allora, io vorrei a questo punto, visto che abbiamo superato anche un'ora, vorrei in qualche modo, visto che non ci sono anche altre domande, salutarvi e dandoci appuntamento per la prossima volta. Tanto saprete tutti quando ci sarà la prossima lezione e avremo il piacere di stare nuovamente insieme. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a tutte le persone presenti e vi abbraccio con grande affetto vi abbraccio e ci sentiamo la prossima volta e ci vediamo la prossima volta. Vi auguro tutto il bene di questo mondo, ma anche del mondo spirituale che non conosciamo e quindi vi auguro una buona serata. Grazie.